Oh, volevo dire prima io. Buonasera. Ragazzi, siamo qui tornati finalmente, come tutte le nostre domeniche, per celebrare la santa messa del rock. Ci ha rotto i coglioni. Togliti il cappello. Togliti il cappello perché fa caldo. Siamo qui, io, caro Carlo. Caro Carlo. Domenico, il caro Domenico. Caro Carlo. Peppe, che è dietro di me, mi sto cominciando anche un po' a preoccupare. È tornato finalmente, è tornato tra il regno dei vivi il nostro caro Alessandro laggiù. L'uomo più veloce. Interessa con la tuta del mondo. Per solidarietà. Paradosso. E cosa abbiamo oggi, cari ragazzi? Sei nastro azzurro. A parte sei nastro azzurro. Sei? Per sei persone. Ah. Io non bevo. Perché siamo sei persone? Chi ci sta con noi? Fantastico. Molto grande, però un lasciamoli presentare da solo. Chi siete? Cosa volete? Un violino! Chi siete? Che cazzo siete venuti a fare qua? Io voglio la nastro. No. Sei venuto per la birra. La risposta esatta. Birra gratis. Chi siamo? Tu con la chitarra al contrario. Esatto. Io mancino, quindi. Venuto a trovarci Kurt Cobain. Chi siamo? Allora, siamo gli Explodes Duo. The Explodes Duo. No, ragazzi, sceglieremo adesso. Veniamo dalla provincia di Avellino. Ci teniamo a sottolineare che non siamo di Avellino. Dalla provincia, capito? Veniamo da due paesi confinanti. Esattamente. Da un bosco. Tu batterista con la chitarra. Sono stato. Suona qualunque cosa. Adattato al chitarrista quest'oggi, però ci sono pure lo scegliere la mezzaluna che. Te li porti così. Sì. Saranno utili magari più tardi. Quindi i ragazzi hanno detto che sono gli Explodes 2. Nomi? Nome e ruolo. Ti ricordi quello come ti chiami? Ruolo alla sinistra. Il fondamento. Volendo anche dire. Cioè, che cosa hai fatto ieri sera? Come Gabriele Troisi, voce e chitarra e anche tastiere. Anche da sera sì, ce le buttiamo anche kazoo elettrico anche elettrificato. Invece tu chi sei? Io sono Daniele Carullo e sono la batteria e io canto anche ogni tanto, non sono la voce principale del gruppo, però... non avere paura. non è una brutta cosa cantare, no. Però lui è la voce principale, io lo aiuto con i cori e qualche volta ho anche cantato qualche canzone intera. Sì, da ma solo. In studio varie volte hanno proposto di far cantare lui. Fonico Federico, il nostro caro amico, che salutiamo, ci sta sentendo a più volte. Tu capi, ma perché non fai cantare a Daniele? Sì, mi ricordo che la volta che registrammo Ring of Fire, questa cover. E lui di cantare, quindi la sua traccia di voce era già conclusa e io dovevo fare dei cori. Federico alla fine dice: no dai, l'hai cantata bene, possiamo sì, magari nel futuro. Noi, se non mi sbaglio, è stato sabato scorso che siamo venuti alla capite suona da Black House. Venerdì. Siamo andati a vederli, tu non c'eri Domenico perché sei uno sfigato di merda. Eri cioè, già due o tre sei una scorreggia. Eri a casa a drogarti. Abbiamo cominciato a fare tutti contro Domenico. No, oggi c'è anche Alessandro, possiamo prenderci anche con lui. Meno male. E abbiamo visto anche che cantavi tu, infatti, abbiamo detto, cazzo, però addirittura, chi se l'aspettava? Ti stanno cacciando, capisci? Suona la batteria. Infatti ci sarà una sorpresa prossimamente. Non la sveliamo. Non la sveliamo, ma... E quindi al Black House... Duo, trio. E quindi... No, saremo sempre The Explodes Duo, però... Più bassista. Ma noi torneremo al Black House, esatto, questo sabato. Sì, e forse sabato ci saremo anche noi, ci saremo. Per l'apertura al concerto di Pino Scotto. Il nostro Dio. Devo chiedere come ha scoperto il varco spazio-temporale per svegliarsi prima di andare a lavorare, di tornare a casa dopo essere andato a lavorare. È una cosa incredibile. Dormire per due minuti. è stato Pino Scotto, ma senza niente togliere a lui, che apriranno il suo concerto. Pino Scotto è stato come una guida spirituale per me quando ero bambino a vedere Rock TV. Sì, per diventare un comico. Cos'hai contro il grande Pino? Niente. Oh,
database. Senza bellissimo. Ma la cosa più bella era quando lo insultavano. Banda di coglioni, grande Pino. Ma sei vecchio, sempre un idiota. Cose contro i doppi hotel che sono il miglior gruppo del mondo. Ma va a far culo a te tua sorella. Comunque, vabbè, ragazzi, senza badare alle ciance e cianciare alle bande, io direi di mandare un pezzo loro per farci un po' un'idea di chi sono questi tizi. Tempo che apriamo le birre. Tempo bravo. Ma Black House, che idea di sigla? Noi ce la siamo fatti un'idea. Ah, allora, ma tu, mo te l'hai prosciutta all'inizio. Cioè, cazzo, l'intervista deve andare avanti appena 10 minuti. In realtà noi... è che devo fare cazzo. Abbiamo un'ottima notizia per te. Non abbiamo il cesso. Bene, anche se ce dovremmo farlo un giorno, sicuramente, ma comunque non prenderemo la carta igienica. No. Al massimo la carta. Alla prossima intervista veniamo con i fazzoletti. Gli indumenti di con rotolo. Esattamente. No, noi un'idea ce la siamo fatta, è stata pure un'idea positiva. Quindi noi la facciamo fare a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Penso e mandiamo. La cacca. Cosa facciamo fare a tutti quelli che pezzo di merda. Spero già la facciano di loro, non so se hanno problemi di sti chili. Sì, e dell'eccito ti conosco, non sorridi e te ne vai.
siamo tornati con l'aglio di oggi. La cipolla di domani. La cipolla di domani. È una persona che mi guarda strano. Salutiamo fuori il nostro presidente. Forte fuori il nostro presidente onorario, benché fondatore di Radio Baiano, perché persona di soli 30 anni già brizzolata. Stappa la felicità, presidente. Signor Stefano Albanese, che è venuto qui a cazziarci come al solito per il nostro scurrile. Comunque, nel frattempo c'è Francesca che ci contatta. Io un'idea già me la sono. Ci dice che lei un'idea già se l'è fatta, perché li ho sentiti dal vivo insieme a voi merdacce di Metro Rock. Ci ruba le parole. Sono troppo bravi, sono entrati dritti dritti nella mia playlist. Ovviamente sabato dobbiamo andare di nuovo al Black House. Ma siete avvisati. Quindi abbiamo. Noi dobbiamo andare a forza. Già facciamo le quelle che si assendono, le rockstar non si fanno trovare. No, già ci hanno detto pure un nostro caro amico Stefano Spinelli, non so se ci sta sentendo, no? La replica, lo sentirà nella replica. Ha detto ragazzi fatemi sapere quando andate che voglio conoscere Pino Scotto mentre montate. Ma guarda, io voglio andare da loro, perché nel dopo concerto voglio chiedere se vuole venire qui a Metro Pino Scotto. Credo che ci io voglia non anche. Però, no, perché se no dirò vivo e tocchio te. Che ne so, e lui ti dirà vaffanculo te tua sorella. I One Direction, no, dove devi aliterare. So come on! You coming wrong to prove a right. Mi parte così. No, è One Direction, non è impazzito. Baby, you light up my world like nobody. Avvisati che riprendo. Avvisami la prossima volta che ti do una birra presa. Basta con gli One Direction. Chiamo Pino, glielo dico domani. So come, ma non la Zion. È un preschool, no? Harry, anche come Harry però. La vogliamo spendere? Vabbè, non sono tutti uguali, tutti lo stesso nome, tutti uguali, gli stessi. Okay, ma parliamo dei. Parliamo di questo gruppo di bimbi che sono gli esplode. Allora, di cui possiamo vedere il gruppo. C'è una bellissima. Sono la cover di One Direction. Questo è il patuz di Retro Rock. Allora ragazzi, voi vogliamo sapere. Diteci. Le origini del tuo, come vi siete incontrati, conosciuti, come è nato il progetto? Noi eravamo a Parigi. No, come siamo conosciuti? Vabbè, diciamo che io e Gabriele abbiamo già suonato in altre formazioni. Ci conosciamo da 5-6 anni. Forse qualcosa di più. Adesso, adesso abbiamo 23 anni, giusto? Sì. 24 e abbiamo siamo conosciuti quando eravamo 16, 17, sì. E abbiamo suonato un gruppo dove facevamo cover di rock TCT, anzi li salutiamo la restante parte del TCT, esatto. Dei superstiti, diciamo, Mattia Capone, oggi bassista degli Umani, che salutiamo a loro volta, Lorenzo, Donello, che tra due settimane verranno qui da noi. Sappiamo bene. Siamo noi, seguiamo Alessandro Buono. Alessandro Buono e Riccardo Picarello. Abbiamo suonato con loro per poi alla fine anche 2-3 anni, secondo me. Sì, alti e bassi, cioè senza volte di più a volte meno. E lì ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a suonare. Io cantavo soltanto e suonavo un po' la tastiera. E lui, la famosa Korg. No, quella è arrivata dopo quando non c'è i soldi. All'epoca sono. Non ne avevo dubbi. All'epoca era prestata la tastiera, non era manca mia all'epoca, vedi come si mette. E abbiamo suonato e lì è scattato anche un po' il film, ma in realtà ci trovavamo tutti bene. Esatto. Poi lui ha suonato pure con gli Everybody un paio di serate che ha sostituito Michele, sì. Che si era infortunato. Al mignolo, non dico come l'ha fatto. Poi non ha detto niente. Non ci interessa. Erano due serate che insomma dovevamo fare per forza, quindi perché di solito noi non abbiamo mai sostituito con gli Everybody. Però lui venne a suonare con noi. Ci vabbè, ma dillo per chi non lo sa, chi sono gli Everybody. Everybody Nits and Blues. Una band rhythm and blues. Diciamo soul, funky, hard rock, metal. Esatto, ma già ricordo l'ultima serata del Music Village quando vi siete vestiti. Marco da Metallaro e suonavamo insieme, eravamo in sé. È stata una bellissima esperienza, mi ha fatto molto crescere la musica di Metallaro come ascolto.
che abbiamo alcol. Che stronzo. Abbiamo suonato parecchi, quindi abbiamo calcato diversi palchi, tipo quello del bar tutto la oh mio Dio! Allora è stato. E abbiamo risuonato insieme anche in quell'occasione di Daniele, poi abbiamo suonato pure un'altra come i Modestins. No, nome nato come battuta. Sì, così. Invece Gabriele, ma lui ci ammaglia mai Modestins. Oh, bello, mi piace. Io dico, ma no, ma perché? C'eravate finiti. Sì, prima di iniziare. Sì, sì, e poi... è nata così. Un giorno. A Parigi. A Parigi. Sotto la Torre Eiffel mentre ti stavi allacciando le scarpe. Ma io ti ho sempre amato. Prendimi la zapponetta. Sotto la Torre Eiffel. Sotto la Torre Eiffel. E niente, abbiamo detto... proviamo a fare questo duo. Come mai il duo? Esplosivo. In pratica perché entrambi non volevamo forse impegnarci. Non è che noi adesso non ci impegniamo, però come dire, la formazione del duo dà una grande libertà, perché un conto è mettere insieme due teste, e un conto 4, 5, 6, ma anche 3, perché poi da un punto di vista musicale già solo l'aggiunta di un altro strumento che dà l'armonica più basso, per esempio, comporta delle difficoltà. Proprio invece poi noi comunque ci capiamo molto, cioè abbiamo una grande intesa che stiamo cercando di sviluppare, per cui è andata così. Anche per mettersi d'accordo è molto più facile, nelle prove siamo molto più produttivi di qualsiasi altra forma che abbiamo usato, ma per ragioni proprio logistiche, sì, proprio naturale, che in duo non è una questione di fare le cose arrangiare, è una questione che ovviamente si ottimizzano i tempi, e poi in realtà ci troviamo molto bene, ci divertiamo un sacco. Ma proprio al di là del, cioè anche al di là della performance musicale e delle prove, umanamente, cioè non abbiamo mai litigato. Litigare con Daniele è difficile, devo dire la verità. Ci stiamo provando, c'è un pool di esperti. Secondo me dovrei provarti a spezzare anche tu il mignolo. Spezzare il mignolo e vediamo. E comunque siamo andati così, abbiamo detto facciamo qualche brano con i White Stripes. Esatto. Piacevano entrambi, anche se lui purtroppo ovviamente Meg White non è certo un riferimento. Però è riniziata non un bel gioco, però così suoniamo e vediamo che succede. Io sto per ruttare. Fallo apertamente. Questo è il metro rock. Come dice Shrek, meglio fuori che dentro. Quindi insomma decidemmo di fare. E qual è stato il primo brano che avete fatto? Noi due. Da lucidi. Vabbè, in generale. Al primo abbiamo provato. Forse. Dopo il Jim Black. Ma forse pure Jimmy the Explorer. Che è il brano da cui è nato il nome. Siamo bruciati un'altra domanda. Allora dopo ci chiedete due o tre domande che volete che vi facciamo. A tavolino provo. Siamo genuini, non siamo. Comunque uno dei primi brani è stato proprio Jimmy the Exploder, una cosa di White Stripes, sì. Da cui abbiamo poi preso, perché noi il nome non l'avevamo deciso veramente. Ci piaceva il fatto che Exploder suona bene, poi significa quello che mette le bombe. Quello che mette le bombe. Meno male che sia quello che se le fa le bombe. E quindi abbiamo deciso questo, abbiamo scelto questo nome, poi abbiamo cominciato con un cover dei White Stripes, poi siamo andati a. Anche se in realtà già all'inizio eravamo un po' in sofferenza, cioè nel senso sì, fare le cover ci stava un po' stretto. Abbiamo cominciato, diciamo che abbiamo suonato, non sembra, ma per parecchio, cioè alla fine anche un annetto mi sa, pure di più, prima di, cioè il progetto come è adesso è nato all'inizio dell'anno, se pensate che la pagina di Facebook l'abbiamo creata quando? L'anno scorso a febbraio. No, quest'anno. Ah, l'anno scorso era. nel 2015. Da poco. Portate una camicia. Anche perché era da poco, Allora, qua è volato. Tu sei un alieno, di la verità. Dei cinesi gli alieni. Prima però abbiamo suonato tanto anche cover per avere la possibilità di suonare in alcuni locali, perché magari senza avere un repertorio tu non puoi andare a suonare 6-5 inediti in un locale. Allora. E in realtà ci siamo anche formati suonando brani delle formazioni comunque di riferimento per dei due, cioè ovviamente noi parliamo di White Stripes e Black Keys. Io personalmente ho un amore viscerale per i White Stripes, però forse per il nostro tipo di sound forse è stato anche buono, come dire, svezzarci sul repertorio per i Black Keys. Poi abbiamo un po', siamo accostati un po' ai bug, anche se in realtà più per la formazione, per
Sì, anche, ma anche perché poi siamo molto lontani, secondo me. Sì, sì, cioè, ma non perché, cioè, a me piace, sono anche un po' loro, però le nostre possibilità siamo completamente diverse. Ovviamente, sì, immagina il duo, allora dice... allora, so. Uno, se sono in quattro, sono le zero. Cioè, però, e poi niente, poi abbiamo, un giorno siamo impazziti, abbiamo detto, ma perché non proviamo a fare qualche pezzo nostro? I pezzi li scrive insieme o... Cioè, alcuni sì, alcuni no. Cioè... Non che non le scriviamo insieme, diciamo alcuni, faccio un esempio, tipo dove lo sai disse quello dove c'è il video su YouTube in acustico a Capocastello, quello è andato diciamo in camera, cioè è un pezzo più cantautoriale, l'ho proposto e mi è piaciuto e ci abbiamo lavorato insieme per una versione acustica, ma in realtà non c'è neanche ancora una versione definitiva di quello, perché ovviamente gli arrangiamenti lavoriamo insieme, non l'abbiamo ancora registrato, non abbiamo mai pensato a una versione definitiva e questo si vedrà insieme. Però altri, per esempio, andata molto in sala prova, cioè io avevo il riff, un po' di idee, ma poi la struttura è nato dopo, ma perché magari ho anche un'idea sul pezzo quando sto a casa, perché ovviamente cantando con la chitarra mi viene l'idea pure, però poi è bello con Daniele, proprio quello che mi piace di lui, di lavorare con lui, è che io porto un brano e magari lui ovviamente è un altro punto di vista, è un altro orecchio che io non ho, un conto è sentire se stesso, un conto è avere un parere da un altro, e quindi lui magari butta quell'idea lì che in realtà dico, cazzo, ma come mi è venuta? Dico, è un genio, dai. Allora cambia, magari il pezzo prende un altro verso che non avrebbe avuto se non mi fossi confrontato con lui. E la band è meglio che canta lui. Hai capito, esatto. Vabbè, io me ne vado, questa è la chitarra. Cioè. Ma c'è l'ordine da sentire questo pezzo. La maggior parte dei pezzi li abbiamo composti in sala prova. Sì. Cioè, io avevo qualche idea, ma perché vende con la chitarra, suonando la chitarra, l'idea musicale è normale, che deve partire magari da me, ma è una bozza, però poi sarà proprio lo costruiamo. Abbiamo pure qualche idea sua, però lui suona anche la chitarra, anche come potete vedere. Ah, non è una batteria questa? No, cioè in realtà la cassa non muore. Sì, può essere usata come batteria. Allora sai, io so. Infatti spara la grossa che adesso manderei. No, lo so. È nata. Cioè l'abbiamo provata forse una volta, si è nata così, abbiamo deciso subito di suonarla per il live, che facciamo un live sempre da vedere qualche giorno dopo. Alcuni sono nati veramente così, altri c'è voluto un attimo più di tempo per maturarli. E questo sì. E poi le cover. Le grandi cover riarrangiate pure è stata un'idea. Sì, il primo pezzo che abbiamo registrato. È stato il primo in assoluto. Sì, sì. E Come Together. Sì, già avevo capito che stava per dire. E sì, ci siamo divertiti un sacco, anche perché abbiamo registrato nel mio garage dove proviamo solitamente. Il mio garage. Come sì, è quello che c'è anche nei video su YouTube. Sì, il tuo garage. Con la lavatrice, i panni stessi. Esatto, sì. Gli amici del TCT quelle. No, io però quel video l'ho fatto vedere a un paio di persone, mi hanno detto, cazzi ragazzi, sono potenti, purtroppo non posso venire perché c'è Napoli, però sarebbero no. Ma con... di là nemmeno tu volevi andare a suonare, no, per vederti Napoli a suonare dove? Qui no, a bomba niente, tanto secondo me io a busca. Comunque vorrei sentire un pezzo acustico. Voi vi siete preparati qualche pezzo, chissà come mai glielo avrà detto, hanno qui delle chitarre a caso. Avete trovato le chitarre? Sono diverso, non me lo so già di qua, di là. Sì, come sonora, come sonora. Sono esatto. Sì, perché uno è Kurt Cobain, l'altro è tutto il resto del mondo. Caro Peppe, ho disposto infinitamente. L'altro è tutto il resto del mondo. Accordate. Paradossalmente siamo... Il tuo paradosso. Lui si gira proprio dall'altro lato della telecamera. Ah, perché là... Quello è la telecamera. Sta registrando? Sì, però... No, non lo tagliare. Dai, io la lascio la telecamera. Vai. Siete in TV? Vai. Ma sono una slinguazzata. Ciao, mamma. Meglio un bacio. Questi ciao, che... Nino, ciao, questi... Bobby. Questi li lasci. Allora. Che pezzo è questo? Questo brano... Come si chiama, Daniele? Si chiama La giacca di Carmen, il cui testo è stato scritto da Domenico Porfido, che salutiamo se nel caso in cui di nuovo sì. Sì, per la seconda vorrei fare un tutto però io comunque Domenico Porfido, un nostro caro amico e poeta, ha scritto questa poesia che parla di una giacca che è di Carmen, che in realtà non sarebbe mia cugina, cioè il personaggio di Carmen è mia cugina in realtà,
E niente, è stato un po' riadattato e abbiamo scritto questo pezzo. Daniele ride, dice questo. No, problemi. Mi sento una cosa che non dico. Allora la devi dire. Prego. Ciao di nuovo. Carmen, sospeso da mercoledì 31 agosto, sul retro dell'auto, non parla, non si muove, ma sente che mi giro a guardarla e... Ieri ho chiamato Carmen e per dirle di venire a riprenderla, mi ha detto lo farò, so che la stai indossando tu, ti vedo. Ma Carmen, ma Carmen, ma Carmen, non venne più, non venne più. Non venne, ai ai, temo che non verrà mai. Ai ai, temo che non verrà mai. Una grande pancia, questa maledetta giacca non mi entra, l'ho riposta nel retro dell'auto. Ma Carmen, ma Carmen, ma Carmen, non venne più, non venne più. Non venne, ai ai, temo che non verrà mai. Ai ai, temo che non verrà mai. Temo che non verrà mai. E la Peppina, anche la Peppina qua dietro.
No, notavo Alessandro che guardava incuriosito, forse stava cercando di imparare a suonare. Con gli occhi. Ah, il giro di accordo. Che questo che ancora non lo sa. Alessandro, si accorderà. No, non lo dice, non si chiama. Sono pazzi, sono pazzi. Se voglio essere di voi, esci da fuori da casa mia. Sono pazzi. Era sì, è un plagio in realtà. È un giro molto sano. Vabbè, Alessandro era già plagiata comunque. Alessandro su questo giro di accordi ha già scritto 8 pezzi. Quindi ce la giochiamo. Mettila la sia che ce la giochiamo. Un 2-3 prova devi segnare, la sia è importante. Quella era una notizia di Lerch. No, quella è vera, l'ha messa. Comunque, Alessandro, visto che tu fino adesso sei stato zitto, fai qualche domanda. Dai, che cazzo, fai lavorare solo lui? No, la domanda che volevo dire, poi Carmen non è venuta più. Questa è una domanda che però... E infatti, non lo dico, no, non è venuta più. Ce l'avete ancora voi la giacca? Ma non è venuta in questa giacca? Io non ho cioè, più. È malata, non c'è. Ma nel domanda. Senso che vuole chiunque ascolta. può intendere come vuole. Okay, come è venuto e come non è venuto. Mi dispiace in ogni caso. Che non sia venuto. Chiunque è una domanda è una riflessione e poi dare anche molte citazioni. Dai, senza parolacce. È come riuscire a fare comunque un pezzo. Io ho visto la parte ritmica della chitarra, no, poi tu hai fatto qualche abbellimento. Però come riuscire a fare una canzone con 3 accordi, giro semplice e classico di blues, e riuscire a mettere i rigori anche con la voce, perché. Poi anche il cantato che dà l'armonia stilistica alla canzone, sì. Perché sia la strofa che poi il ritornello, il piccolo punte con le doppie voci, danno la profondità alla canzone, perché poi mettere una canzone di 3 accordi è difficile perché può essere sia essenziale però allo stesso tempo può stancare. Invece la vostra, attraverso magari un piccolo riff di chitarra sempre molto toccheggiato, molto blues, siete riusciti comunque a... con un testo molto anche... In realtà a me la canzone è stanca, però... No, no, sto scherzando. Comunque sì, diciamo che il giro... sì, anche mi viene da dire ripetitivo, ma in realtà la musica rock, un certo tipo di emotivo, rock band in generale, cioè va vendendo le zeppole o... Gigione, esatto, tipo la canta cioè il rock, almeno non come lo intendo io, ma un certo tipo di rock che è forse quello comunque come dire, anche per riscontro maggiore, quando uno pensa rock pensa, cioè per me pensa, che ne so, pensa a Iggy Pop o a Rolling Stone, non pensa al gruppo prog sconosciuto, bravissimo per carità, quindi dico il rock in questa accezione comunque alla base ha delle strutture semplici, se si fa a livello compositivo riprende dal minimalismo, cioè di cellule che vengono ripetute, variate con aggiunte, detrazione, detrazione, però la musica, cioè, è nel senso che in realtà sono delle strutture fisse che si vanno a ripetere, si vanno magari a, come dicevi tu, di rigore, abbellimento, eccetera. Ma cioè io faccio sempre esempi tipo Moccia di Givolt prima, per esempio The Passenger, è una canzone favolosa, sono 5 accordi perché l'ultimo cambio una volta è stato per D, ma potremmo fare 10.000 sì, esempi. Sì, sì, ma penso che la il rock che comunque suona sulla forma, cioè se prendere 4 accordi. Sì. Come? Che la puoi fare sempre gli 64 accordi sì, e ce lo stesso. Oddio, ma non esagerare. Quello è proprio il classico. Il blues stesso, vabbè, blues. Cioè il blues diciamo classico proprio, sono strutture minime, là c'è tanto altro, cioè già è la voce che fa ma non è la voce proprio nel cantato, al di là di quello che fa proprio la voce, è proprio il timbro, vabbè, potremmo parlare vabbè, però sì, diciamo che è più uno stile di Milan che si pone nella musica, quello che io mi ho visto, io stavo pensando alla fotografia che vi siete fatti scattare. Comunque mi devo spogliare un attimo. Perché è come nella foto! Esatto. No, raga, perché mi sto cremando qua dentro. Cioè. Io ho sentito prog, mi aspetto Francesca che scegli qualcosa. Sì, c'entro tu. No, basta. No, no, mi sparavo no, di palle. No, passi palle dei palli. Ma ci ha fatto le palle, bro. Ecco, ora glielo scriviamo. Vai, vai. Ma glielo puoi anche dire in diretta, a voce. Ci stai sentendo. Gabri. No, comunque stavo dicendo che ma c'ho tutto sudato, porco demone. Allora, no, dicevo che è un percorso di vita anche nel blues,
no? Che poi secondo me. Beh, diciamo che noi. Cioè, il blues come genere, diciamo, cioè noi non siamo, diciamo, dal punto di vista integrale, ciao, dal punto di vista integrale non è che siamo blues, diciamo che il punto è che alla fine il blues è quello che si prende da cui è partito tutto, il rock, il rock and roll, cioè tu parti dai White Stripes. No, ma qualunque cosa, nel senso proprio anche le strutture armoniche, le scale che si utilizzano, il modo di cantare, dell'hard rock, del rock classico, cioè viene tutto da lì. Però dicevo, a proposito di questo pezzo, la giacca, come no? Cioè alla fine nasce dalla giacca di Carmine. A parte la giacca, veramente. Avevamo questo testo di Domenico, cioè a cui avevo chiesto. Quindi già l'avete musicato poi? Sì, sì, dopo. Già dal testo. Cioè diciamo che già è un po' diverso come scrittura. Sì, esatto, rispetto a Sparala che manca. Si vede che è un po'. Io non è che voglio fare. Però si vede che Sparala è più di impatto. Si vede che è stata scritta una sola volta e poi è stata arrangiata. Invece sincera. Questa è un po' più artefatta, non è che è meno d'impatto, però è così, si sente. No, guarda, noi ma pure quando siamo stati. Poi magari ne parleremo, perché sennò io brucio solo le domande. In sale per registrare tutti quelli storici. Quello che ci hanno detto i ragazzi del team, il grande Federico, vabbè, noi conosciamo già, però anche altri ragazzi di altre parti da tutto, quindi poi ci siamo confrontati. Dicevano questo, ce n'era uno il cameraman. Che diceva come si fa a essere Giovanni e non ti preoccupare, tanto sicuro ci sta ascoltando. Salutiamo il cameraman, gli mando la replica per dirgli guarda, non mi. Madonna, Giovanni me lo ricordo perché ho visto che questo quello con gli occhiali, era proprio Nello 2. Comunque, Nello 2, disse proprio, disse no, a me piace, mi ricordo lui ma anche altri, cioè Spara lo vedo più di impatto, cioè quello che secondo me arriva di più perché sembra che è più sincero. Disse guarda, questo è quello che abbiamo scritto veramente noi, ma non senza levare nulla agli altri due pezzi, anzi. Però ovviamente questo essere diretti è anche quello che cerchiamo noi, quindi ormai siamo più. Daniele, quando facemmo il live il 18 abbiamo ricordo che uscì dalla stanza dopo che facemmo Spara. Contento, si dice no, questa si mide, questa è più nostra, cioè, però comunque sì. Il pezzo alla fine avevo all'inizio proprio il testo, cioè ricordavo col computer e Domenico mi mandò questa poesia e avevo questo giro e vari altri giri un po' diversi che poi usiamo nel pezzo, il riff sì. Era una cosa che non c'entrava niente. Vabbè, poi magari nell'ascolto l'hai inserito. Sì, 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 no, cioè nel senso che è un'altra idea che non era stata pensata per quel pezzo. E quando tracce di guitarra hai fatto per fare le tracce di chitarra? Alla fine le abbiamo fatte sempre, vabbè, almeno. Sono tre o quattro. In ogni punto sono sempre almeno due perché sono doppiate con due chitarre. Almeno tre o quattro. La strofa è solo una. Solo una. Anzi forse lei è proprio manco doppiata, non mi ricordo adesso. Anzi forse non c'è la strofa nella la voce e batteria è solo una, però io ho registrato con due ampli contemporaneamente come sono live, quanto abbiamo hanno pannellato la stanza, hanno messo fra i due ampli un pannello, quindi due ampli nello studio suonavano contemporaneamente, però erano pannellati in modo che non arrivassero i microfoni dell'altro. No, ma anche proprio perché per fare in modo che il microfono di un ampli non prendesse l'altro, sì, perché logico, sennò poi diventa. Quindi era che ogni volta che ricevo comunque era come se avessi già due tracce. Chitarre, sì, due tracce. E poi nel ritornello si aggiunge. No, ma in realtà sono sempre quelle, solo che poi abbiamo cambiato i suoni che abbiamo utilizzato. Siamo nella strofa, c'era la chitarra pulita con il tremolo da una parte, una chitarra con riverbero dall'altra. Quindi l'hai fatto con tracce. Però capito, io suonavo una sì, volta, cioè nel senso live, cioè nel senso che tu live comunque se senti per esempio la strofa come la suono live e come ci dice, nel senso che sono quei due ampli che hanno quel settaggio lì simile, comunque quella. Ma poi dopo ti chiediamo pure il modo di strumentazione. Ma io ok. Questo era già tutto un laboratorio. Io direi di mandare un pezzo per prendere un esatto. Sì, prima abbiamo parlato delle cover, della loro prima cover che era Come Together dei. In realtà era dei Blink 182. Spagnoleggiando. E quindi che mandiamo noi? Mandiamo un pezzo di un altro. Come Together riarrangiata dai Exploders. Da Parsifal. No, quella è Francesca. Salutiamo il nostro caro Ramiro e ci sentiamo tra poco.
per Marco è giovedì. Tu lavori lì. Direttore, tu lo sai. Dimmi dove lei. Non c'è. Non c'è. Ammalato forse. Comunque se non c'è. Diretta con Gabriele Lucido, purtroppo. È stato qualcosa di bellissimo. Nel frattempo Francesca è più social di noi. Sì, Francesca sta stalkerando i nostri ospiti. Loro rispondono come se fossero a casa vostra. Domenica prossima, se volete venire a fare il programma a posto vostro, fossero a casa vostra. Tanto meglio. Esplode duo direttamente a casa vostra. Zinian per compleanni, battesimi, comunioni, matrimoni. E Gigi D'Alessio. Comunque sì, Dino, preparati perché i ragazzi adesso faranno un tributo. Ah, ma famo. Ah, da famo. Facile. Ah, ma farà mossa figure in mezzo. Proprio a minaccia. Beppe, azzeccati al muro. Però non sappiamo a chi fare il tributo, visto che ultimamente è morto un po' troppa gente. Faremo un tributo a... Perché non mi veniva. Tu se succede qualcosa no, sì. Ma io non mi ricordo. Ma la retroilluminazione la potevi mettere di... Ma guarda che noi poi il testo se ti serviva il testo, esatto. Noi abbiamo un monitor. Bravo, bravissimo. Vai, bravissimo. Sì, non riprendo. Questo è il brutto della diretta. In realtà io lo so il testo, chiariamo questa cosa. No, però non fare figure di merda come ti ricordi una parola. Non fare figure di Melma, come dice Tony Dammaro. Di Melma. Dai. La FDM. Questo testo. Incredibile, veloce della luce. Incredibile prodigio della tecnologia. Parliamo di qualcosa. Come Together, no. Come Together l'abbiamo appena passata. Parliamo di perché. Come Come Together, come mi è venuta di scriverla Come Together? Sì, in pratica parlavo con Paul e John, sono amici di Daniele, perché spesso a Iello venivano Buffiano. No, io addirittura gli lasciavo soprattutto John qualche giorno fa libero per la macchina davanti casa. Quindi no, diciamo, Dani, imbazziamo, facciamo una cover che non c'entra una minchia. Allora, arriva un riffettone alla regge che sei machine. Ed Daniele. È stata veramente andata molto easy. Poi abbiamo deciso delle cose ovviamente lavorando in studio, però non per gioco, però come un'improvvisazione inizialmente. Ci abbiamo suonato, ci piaceva l'idea di, come dire, ridurla proprio all'osso e scavare per trovare quella matrice blues che c'è nella linea melodica, nella scrittura, che poi vabbè, i video sono geniali anche in studio, nelle idee, come registro, tutto. Però riuscendo all'osso il pezzo, ci sembrava di trovare un vero pezzo render rock blues che potesse starci bene, diciamo, che potesse essere fatto su misura anche per noi. Adesso suoneremo un brano del grandissimo Tino. Non scotto, sì, un tributo, poi magari ne parliamo pure, perché lo stiamo facendo adesso? Perché è morto. Perché se ne ci può essere. I ragazzi si occupano, si chiedono, si domandano, sì, esatto, si sì. Rispondono e si suono. Si intervistano. A Marzullo. Cioè, fatevi una domanda e suonate. Allora. Come mi piace blu se tutte le giornate a cantà, perché so stare zitto e mo' momento mi asciuga. Sono volgare e so che nella vita suonerò, per chi tiene il complesso e non ne ho. E mi piace lo zucchero che scendendo il caffè, e con una presa rana c'è ma chi è meglio di me. Le cagazzi mi faccio perché la gamma va, perché sono blu se non voglio cagnare. Non ce resto ma la pazienza è su puttana. Accendo che la cammi che sta viva e sbraita. Mi venga presa a te perché sono nato a casa, e che sono nero, nero. Ma non devo passare. A me mi piace chi non faccio senza se ferma,
che forse può andare a bere, che sono me cantare. Ai giorni più, per un devo imbrugliare, rallo in pace senza te fermare. Mamma piaccia blues e tutte le ornacce a cantare, che mi brucio pronte la maniera si asciuga. Sono volgare e so che nella vita suonerò, so blues a stringi niente solo. Non ci resto mai, la pazienza è sopportata, accende cara a me, inizia a vive e sbraida, mi venga presa a te. Che son nato qua, sai che son ira, ira. Ma non devo attrassare. E sono mo, e sono mo, e sono mo. E sono mo, e sono mo, e sono mo. Infangato la memoria di Pino Danilo. Che adesso grande fate per un altro. Si starà rivoltando nelle cene, dobbiamo aprire. No, no, facciamo come se fosse a casa vostra. Ah no, chissà, col capotasto è un po' difficile stappare le bottiglie. Ma credo che non lo potrei stare più. Vedo che già siamo al limite, insomma. Vai, non ti preoccupare. Vabbè, un saluto. Paga Domenico, dai. Radoblico. Sì, ci voleva un omaggio al caro Pino che ha suonato con Eric Clapton. Chi di voi può vantare questa cosa? Sì, io no. Di aver suonato o di averlo visto? Nemmeno Eric Clapton ha potuto suonare con Eric Clapton. Io l'ho visto, però non il concerto, quello era a cava con Eric Clapton. Non c'è, era a cava. Vabbè, sono davvero Sì, Francesca si scambia gusti musicali con i nostri ospiti. Sì. Dopo a caso mi ti diamo il numero di Francesca se ti interessa, vedo che ve la intendete. Gabriele intanto interviene perché è indiavolato, è geloso probabilmente. Sì. A Gabriele solo Gigiù. Ah, Gabriele solo Gigiù. Comunque niente, sto pezzo ci stava tutto. Come mai a me è piaciuto? Perché vabbè, quello era per un fatto sì, anche un po' per gioco, però in realtà comunque non può piace un po'. No, effettivamente questo non è. Però vabbè, comunque. No, ma dai, è che comunque lui ha sicuramente un grande merito, al di là dell'essere poi fan o meno, che io non mi ritengo un grandissimo. Per me fan significa altro, però la sua lezione è importante nella musica italiana in generale, poi nel nostro genere, o comunque per chi vuole fare un certo tipo di musica, perché lui ha avuto comunque la. No, la determinazione, non so, comunque questo. La sua scelta di cantare in italiano, anzi nel dialetto napoletano, unendo questa lingua a sonorità anche un po' strana alla nostra tradizione, è quella la cosa di, è la grande lezione, no? Secondo noi, cioè, sì, noi tanto tempo fa non è una scelta scontata, perché io vedo tanti gruppi, cioè io rispetto anche queste scelte che cantano, sì, in inglese essendo anche italiani, invece lui di Napoli scegliere il proprio dialetto e unirlo a un sound che non nasce, sì, per quel idioma è una cosa bellissima secondo me. Però la grandezza sua è di essere raffinato cantando con la cazzimma, è una cosa che a molti non riesce anche oggi. No, ma questo sono d'accordo, mo rispondeva alla scelta proprio di. Perché uno dice ah, sì, però è veramente perché noi alla fine non a caso abbiamo scelto l'italiano. Anche se fondamentalmente cantare in italiano è molto più difficile, questo lo sappiamo, che cantare in napoletano, perché il napoletano è un po', certo, più come l'inglese. Certo. Sulla troncatura delle finali. Sì. Infatti anche quando. Più musicata. Sì, anche quando c'è il bridge di Sonomo. Sonomo sembra proprio una parola inglese. Sì, certo. Sonomo! È proprio ci sta tutta. Quindi, no, ma poi è anche. Cioè la scelta di. Cioè io non, una cosa che non capisco, cioè la comprendo, ho anche amici che hanno fatto questa scelta che seguo anche, mi piace per dire, però
esprimersi in una... A volte noi non possediamo bene nemmeno la nostra stessa lingua, sì. Ma al di là delle battute, proprio... Ma stai parlando delle dribbling? No, non mi erano venuti in mente, no, non mi erano venuti in mente, l'avevo pensato di King Shouters, che stavo dire. Che loro proprio a Bergamo. No, 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 King Shouters. Tu li conosci King Shouters? Io sto parlando di King Shouters. Roberto De Francisco al Music Village con noi stanno. Ah, ho capito, ok, ok. Loro non hanno pure di vista, hanno fatto un album, stanno lavorando, cioè stanno. Sono veramente, però esempio hanno fatto questa scelta all'inglese, però a volte noi diciamo appunto, almeno questa è una cosa magari che viene anche da me, che a volte devo scrivere dei testi. Cioè se devo dire qualcosa, sento di... cioè magari come Pino Daniele, perciò ti do la lezione di esprimersi nel suo dialetto, che è quello che poi un dialetto anche molto, che si presta molto a questa grande espressività, per poter dire qualcosa, non per fare qualcosa di anonimo, perché se aveste fatto un gruppo funky, soul, jazz, fusion e cantare inglese, era uno dei tanti, invece la sua musica, i suoi testi dicono anche, vogliono anche dire qualcosa. Sì, capito? Sono, cioè, in inglese si, secondo me si mette uno schermo fra te e il pubblico. È la scelta che hanno voluto fare anche in linea 77, passando dall'inglese all'italiano, proprio per far capire il testo e per passare un messaggio che potesse essere fruibile da tutti. Se parlando di ricordi di cose belle, fai sentire molto Marzullo. I Genesi cosa hanno suonato? 10 anni in inglese, e poi appena hanno cambiato l'inglese sono aspettiamo la cura coi. Sai chi ho contattato? Chi è? Ti ricordi il cantante di South Park? South Park. This is fuckbook. I just wanna fuck you. Se ne dà l'alto contenuto. This is fuckbook. Fantastico, ragazzi. Fuckbook, che peraltro esiste come sito, ma non è esattamente un sito per minorenni. Non ti chiediamo come sarà l'esistenza di questo sito. Perché cercava Facebook e sbaglio a scrivere. Sarà sicuramente per quello. Ma la U è vicino alla A nella tastiera. Voi dovevate vivere l'esperienza del Music Village, ognuno di noi ha dovuto vivere l'esperienza. Io Domenico abbiamo avuto questa. Ma dovevi suonare per forza. Purtroppo la Music Village ce l'ha fatto suonare. Tipo, cioè, perché quando suonammo una delle ultime serie che avrebbe fatto la gente diceva: ma voi suonate veramente? Come ci stai vedendo? L'ultima sera quando loro hanno suonato, no, era la prima sera che avete suonato voi. Quella quando facevamo l'esibizione ufficiale. Esattamente. Loro volevano coinvolgere anche gli altri F4 nella serata. Cioè la volete proprio far fallire, bravi. Serata. E c'è un video molto bello che casomai se postate su Facebook taggate anche. Ma sta. C'è? C'era Michele, mi sembra, il batterista glorioso. Sta puttana è merda, vuole po' blues. E così comincia la canzone. Che il nostro brano si chiama Blues Beach. Blues Beach. E l'abbiamo detto noi al TF4, eravamo grandi fan dei Vanizza Blues. E questi sono anche vicini di distanza. La parentesi triste. La parentesi triste di Metro Rock. No, quando, triste. Nel momento in cui tu credevi di saper suonare. È stata una settimana, dove non sono mai stato un giorno, un'ora lucido. Un'ora, però un secondo. Sta quel video che facciamo roller roller. Che sono così. E c'è un video che c'hanno i romani in cui c'è Gabriele, c'è Marco su un divano. Madonna. Però Marco, io mi soffermerei su una cosa: lui è il primo artista che viene a non insultare Domenico. Che non insulta Domenico. No, non insulta Domenico. Perché realmente mi ha sentito suonare. Che ha preso le sue parti. No, perché mi ha sentito suonare ubriaco. Perché ho sentito suonare lui ubriaco mentre era ubriaco. Una sera ci siamo detto solo questa cosa, poi chiudiamo l'argomento Music Village. Ci siamo trovati una sera verso le 2 le 3 del mattino. Io e Gabriele seduti su uno scalino completamente finiti davanti a un bar e guardavamo nel vuoto. Glorioso, gloriosa serata. Cosa non ha visto? Glorioso. E detto questo, chiedono se qua hanno visto Grazie Padre Pio. Nemmeno io. Questo era triste anche a me. Ma ho visto Grazie Padre Pio. Però so che Gigi ha aperto i negozi strumenti musicali. Ed è pure ben fornito. Che gli danno i soldi. Pensavo online. Tutte quelle canzoni avesse aperto un. Quando doveva aprire, che c'era la cosa in attesa, usciva la. O Ballo Rocavallo, esatto. O no, la campagnola? No, Ballo Rocavallo. E poi c'era la musica. Lo strumento più venduto in questo negozio è la carciofola acustica. Ma io pensavo che tutte quelle canzoni avesse aperto il frutti vendolo.
sarà meglio per dopo questa la carciofola. Dopo questo attimo di tristezza assurda e di uccisione dell'umorismo, noi mandiamo un pezzo loro perché abbiamo bisogno di respirare anche noi ogni tanto. E quale vuoi mandare, Domenico? Quello che abbiamo sentito prima in acustico o quello che piace tanto ad Alessandro? Vorrei sentire Spara la Grossa. C'ho un pisello di 30.000 centimetri dedicato perfetto ad altri ricordano al Corriggio questa cosa. Veramente te l'abbiamo dici comunque dedicato a Santoro, uno dei nostri fan più no è una cosa seria, Francesco Santoro ovunque. Ah no, pensavo che oh mio Dio, il conduttore, no, il conduttore, tutte quelle facce di sei una ragola, che Spara la Grossa era perfetta per Santoro. Sì, per comunque dedicato a Santoro, comunque lui sì. Sul passato di WhatsApp che ha scritto visto maschere, mi ha fatto vedere ieri mentre eravamo fermi. Che è una costante. Piccole diciamo. Confessioni. Ma andiamo a Spara la Grossa e ci sentiamo tra poco. Ma Francesco non sta sentendo. Sì. Ragazzi, adesso un attimo, ragazzi, facendo un po' di spam. L'annuncio del grande fratello, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Nel frattempo Gabriele stalkera la gente. Non è vero. Ragazzi, noi volevamo fare adesso a questo punto. Adesso è passato quasi un sta cercando la fila regna. Oh, Alemi. No, volevo fare domande su qualche questo era il messaggio spam. Su, ecco. Ieri c'è ritaga. L'hanno spammato. Allora, che alto livello. Facciamo aspetta. Qualche domanda un po' più personale, dai ragazzi. Senti. Raga, ve lo dico subito, io sono gay. Okay. No, ma io dico le domande che marca di preservativo usare.
Allora, io ho avuto una passione per un lungo periodo per Jaquel, lo so, Jaquel voi direte, ma c'era la serie Skin, che, cioè la serie Skin che fa paura, perché praticamente sono fatti in senso prene, che è un materiale tecnico. Che... Ma io te l'ho domandato per scherzo! Continuare, è interessantissimo, è bello. Questa è la prima più strana che io abbia mai fatto in vita mia. Su sto tizio si domanda e si risponde. Ho detto a un mio amico che mi sono connesso sul mio Facebook, ho detto così se mi vuole offendere può farlo. Ho detto, offendimi pure qui se vuoi. Cosa tenera. Volevo fare qualche domanda sulla strumentazione. Vabbè, la tua la conosco, però vabbè. Diciamo. Vabbè, la conosci. A questo non facevamo proprio l'intervista e già sapevamo già tutto da solo. Vabbè, non va niente. Dimmi cosa utilizzi? Chitarre, amplificatori e compagnia. No, chitarre no. Il kazoo? Il kazoo? Elettrico o acustico? Dipende dalla situazione. Elettroacustico? No, allora io utilizzo... vabbè, scherzi a parte, visto che magari può essere una... vabbè, basta. Ma chi se due, raga, cioè, me ne dovete far conoscere. Siamo sulla pagina, però non mia, attenzione. Chiudiamo Facebook. Se scende no, no, ce ne sono tante altre. Questo è il profilo delle gnocche. Questo è fatto comunque. Posso scrivere pure tu. Sei mancato. Amore mio, pure tu. Comunque, a parte questo, parlando di cose serie, zitto, vabbè, dopo. Allora, io utilizzo, vabbè, chitarra elettrica, sì, diciamo per adesso così è nato il duo, è nato ovviamente chitarra a batteria, una cosa molto semplice e primitiva anche, no? Però penso che più in là, anzi già l'altra volta abbiamo fatto la tastiera per un nostro brano, ma sì, poi anche Daniele. Daniele è un uomo pieno di risorse. Inizierò a suonare il violino elettrico. Uso le chitarre, vabbè, diciamo che ho la Telecaster d'ordinanza, che è una riedizione, cioè non è la vintage originale, è una riedizione della vintage del 52, infatti tipo sulla paletta non c'è scritto Telecaster, perché all'epoca quando uscì non aveva ancora il nome, si chiamava No Caster, no? Perché non aveva il, infatti c'è solo scritto Fender, ma cazzo. È falsa, ma la prima. Infatti c'ha pure delle cose particolari, un paio di. Sì, non ha la. Un giorno entrerà nelle curiosità di Wikipedia. Poi suonata. Per ce l'aggiungo io dopo. Quello è stato un regalo. Mio padre per un esame che avevo fatto in conservatorio, mi fanno tutta l'anno di pianoforte, mi regalò la chitarra elettrica. Senza senso. Bene, la pianoforte, ecco una chitarra. No sense present. No, me l'avevo messa tre anni prima, vedo? Allora l'ha detto. Sulla letta che ti ho portato. Poi ho. E questa è una solid body single coil band, come c'è la Telecaster classica, diciamo, come pick up che monta. E Sunblast? No, quella sì, quella no, quella si chiama Batch. Comunque quella ha le color legno, già, quella la che ho davanti al pene nella foto. È lei, è quella la figura. Ho già detto d'ordinanza. Per fortuna non l'hai portata. O il pene. No, la chitarra. Quello l'hai portato. Poi ho una Epiphone, la Dot, perché poi per noi mangini purtroppo è anche complicato trovare. Però sì, vedo che ti adatti parecchio. Quella... Io ricordo che sempre in vena di ricordi che tu suonavi la chitarra acustica cioè con gli accordi al contrario. Cioè che là perché gioco forza, come dire, ogni volta capitava. A parte che io ho iniziato. Io sono pianista, diciamo, più che. Mi vergogno di dirlo. Forte, come ti vuoi. Vuole di più ormai, ma a parte questo, cioè, quindi allora mi ricordo che c'era mio zio che aveva la chitarra, io mi volevo imparare, lo capì, allora mi mettevo ad armeggiare, cercavo di ricavare le note, di capire, perché poi capivo avendo studiato per forte quali erano. Sicuramente. Allora lì al contrario li facevo stesso io per capire un po', e quindi le posizioni le imparate quasi prima al contrario. Che poi. Ovviamente sono molto più similari per una serie di cose, le plettrate e tutto, però quando capita, se mi viene una schiarrata, quella per destra la accetto benissimo. Gigione lo riesco a fare tranquillamente. Poi puoi fare il figo tra delle serate che sono insieme con quella. Ampli. Attenzione. Ho anche una Stag. Che è una chitarra cinese, la mia prima chitarra che non ho mai venduto. Ha il suo perché la tenevo al Music Village. Mi ricordo una mezza cosa. Non ero molto lucido, quindi non lo so. Quindi non hai capito quando fa. No, ha il suo perché vorrei, infatti vorrei. Perché poi quella è una solid body con una mountain bike, vorrei cambiare. Vediamo. Però non. Può avere un suo perché. Vedremo, poi vedremo quando mi faranno altri soldi.
quando Daniele me li darà magari, finanzia lui, faccio finanziare. Non lo vedo molto d'accordo. No, no, è difficile più che altro, però. Gli ampli, ingegneri. Gli ampli. Io ho questo Orange, che è stato un misto fra comprato da me, ma in una certa parte regalo di 18 anni, hanno dissanguato più di varie persone. Combo casa pesata. Casse è praticamente stato un regalo anche della mia ragazza dell'epoca, l'ultima batterista del duo, Monica Sanduri, saluto, me la replico, quello dico, così vedrai che ti ho salutato. Regalo, lei, regalo suo, 18 anni più un contributo mio, insomma si sono dissanguate varie persone e avevo preso quest'ampio, è l'Orange Rocker Verb 50 watt e poi la cassa da due coni aperta dietro. E lo tengo da molto tempo, è stato anche per parecchio tempo inutilizzato perché non ho suonato la gara per molto tempo prima di cominciare con il duo. E poi dopo un po' che abbiamo suonato insieme ho avuto l'idea di prendere quest'altro ampio per una serie di motivazioni del suono, magari proprio un po' a Daniele. Ti dico solo che una volta durante una prova questo stronzo quello lo fa tutti bravo Daniele, ma è una merda. No, nel senso buono, no? Sambata. Vedete come scocca. E niente, mi cagai il cazzo e spenti l'altro ampio perché c'era un problema. Alessandro è diabetico, tutto questo dolce non lo posso sopportare. E allora niente, mi cagai il cazzo di usare l'ampi perché dava problemi, eccetera, eccetera. Lo spenzi l'altro. E Daniele dice, uah, ma che sta merda? Stavo suonando con Orange, cioè, uah, ma che sta merda? Perché questo per dare l'idea comunque di come ha cambiato, diciamo, diversi, un po' in positivo alcune cose nelle dinamiche proprio di come costruiamo i pezzi, il sound. No, vabbè, perché diciamo che così scritto effetti diversi, distorsioni diverse, posso usare più distorsioni per creare una pasta anche diversa. No, pasta. pasta sonora. Fai il cuoco. Diciamo sull'altro uso. No, pasta DMD. Sull'altro uso il fuzz in modo che posso usare sempre il crunch dell'Orange che mi piace molto, se no invece dovevo cambiare, fare delle cose. Credo non sta capendo un cazzo di quello che hai detto. Poi te lo spiego con calma. Cos'è il fuzz? Cos'è il crunch? Allora, praticamente il crunch è quello che fai quando mastici qualcosa. Perché non accendi sta cazzo di telecamera? Perché è tutto comunque registrato. Ci vuole tipo una. Ma sa sapere che è lui che l'ha detto. Da un dera. Tu invece che strumentazione? Per strumentazione relativa? Che batteria? La batteria è una Sonar. No, è stata nel po' di tempo fa, infatti, nel programma di. Ciao Alessio! Quella con la cassa. L'ho appena salutato. 20 centimetri per 16 e dopo mi sono regalato un bel rullantone Ludwig Black Magic grazie al nostro amico Federico Caridi che salutiamo ancora una volta. Beh, regalo pesante. Mi sono ammazzato un po', che belli tu. Allora Evans dei water no le sappiamo anche se solitamente ho afferrato diciamo Evans sabbiato su Tom per come dire variare il suono, sto cercando di trovare un suono adatto per, anche per i nostri pezzi e ma il problema della fare in modo che la sonorità della mia batteria si possa adattare quanto più possibile. Il problema della batteria è che quando vai a fare una serata rimane sempre piuttosto che l'organo invece a pedale, per esempio, invece con la batteria hai sempre quel suono, quindi ti deve piacere per ogni pezzo che vai a fare. Poi i piatti, qualche Istanbul, qualche Sabian, penso di dire magari appena riesco a trovare qualcosa. Siamo tutti pezzenti. Esatto, sì, mi sento molto pezzente, però. Poi siamo in buona compagnia. Siamo sempre in buona compagnia, perché qua siamo più o meno tutti. Senti, parlate per voi barboni. Ultimamente ho usato un crash di un amico. Secondo me vale sui 10-15 euro, non di più. Ma avevo un suono pazzesco. La soddisfazione. Ah, sembra il batterista dei Verdena. Sono con le batterie spaccate. Di Monte al casa. No, il batterista dei Verdena. No, aveva un suono pazzesco. Hanno detto, hanno chiesto. Sì,
Mi hanno appena detto quella è di caffè della canzone di Pino Daniele, era più aperta delle cosce di Sasha Grey. Ma è vero, infatti mentre lo dicevo mi sono vergognato. Anche se scena do caffè, ma in realtà perché mi ha pizzicato, no, fa caffè, do caffè, un caffè. Si vocifera che anche Sasha Grey si sia vergognato. Perché poteva fare di più. No, comunque io vorrei sentire un altro. Io vogliamo far suonare un'altra hai aperto, un altro gusto. Se ce l'avete. Sì, ce l'abbiamo. Facciamo questa acustica. Qual è? Lisandro, vieni di me. Questa è una richiesta non troppo poco esplicita. Anche Peppe vuole venire qui. Ah, ho visto un cazzo lo fa. E che cazzo? Ma questo è la spada della roccia! Ed è bellissimo, hanno detto, hanno richiesto di iscriversi a Torte Fai da Te. Conosco questo gruppo, è stato invitato. Allora, prima si chiama Indovenosa Iris e niente, parla di vabbè, suona la Indovenosa, parliamo esatto. Meglio, giusto, è vero, però uno entra nel mood così. Quando magari bisogna il bello di Daniele che faccio? Racconto una barzelletta. Ok, ci siamo, ce la potremmo fare. Aspettando, c'è chi entra e lei non sa. Entra senza domandare. Avanti il prossimo. Chiudi gli occhi, non pensare. Orecchie, miseria da accumulare. Orecchie, è un istinto automatico per iniettarti concetti psichedelici del tuo tempo. Del tuo tempo ti ristorme sa. Presto se ne andrà. Iris non lo sa. Tua degnità, una terra di nessuno, disputata da tutti.
tutti. Operaia del piacere, schiava del dolore. Operaia del piacere, schiava del dolore. Un istinto automatico per iniettarti concetti psichedelici del tuo tempo passato, del tuo tempo di storme sta presto se ne andrà. Non lo sa, ma il suo re arriverà. Il suo re arriverà. Automatico per iniettarti concetti psichedelici del tuo tempo passato, del tuo tempo guastato, del tuo tempo guastato. Del tuo tempo, oh. Mamma mia, e la Peppe e la Peppiglia che sta sempre laggiù. Peppe, la Peppiglia. Adesso il nostro caro Nino, il nostro ingombrante Nino può lasciare il box. Se vuoi, se vuoi respirare. No, ma lascia tu. Se vuoi continuare a respirare. Ma io lo dicevo per il suo bene. Ah, anche per il nostro. Anche a Daspa. Quanti più ne siamo più. Tu hai una carriera da cantante aperta, già avviata. Tu non ci hai mai abbandonato il video. Dai, hai detto. No, però scherzo. Però il fatto che delle seconde voci, secondo me, gira molto, molto bene e ti sta molto molto bene. Cioè sta molto bene due panni, secondo me. Come. Come il batterista, questo acustico, almeno mi ricordo a volte il cioè non per sonorità o per altro, il batterista dei Foo Fighters, tipo, che canta le Zeppelin, come se fosse la stessa sempre fatta. Io ho seguito live un paio di volte, e una volta era il Blackout, non mi sono capito, però io le voci, cioè le seconde voci, non ma dipende da dove, purtroppo da quando e da dove, no, non ero al massimo delle mie potenze, quindi, quindi pure insomma non è che abbia tanta, così tanta memoria. No, devo dire che proprio a livello di timbri anche fare le seconde voci, fare le seconde voci è soprattutto un fatto non tanto di corde vocali, perché ci devono essere. Ti sto vedendo il selfie di Magalli, però non riesco a parlare. Magalli è l'unico capitano. Ragazzi, io non vorrei dire, ma se si sta contenta. Si sta appannando il vetro. Ecco. E meno male che siamo un duo, se eravamo una band prog, sei elementi. Erano cazzi. Allora, la settimana scorsa sono stati da noi Destini. Dario, Alessandro. Eravamo in quanti? 15. No, non c'era 4 loro e 7 più anni 8 anni 8 10 anche questo le gru, però chissà perché stiamo sudando molto di più. Raga, sarà la pizza, sarà roba più grande. Comunque stavo dicendo che fare le seconde voci soprattutto per una persona, un musicista che comunque è solo uno strumento che porta la ritmica, è difficile già fare la seconda voce perché è a livello proprio di concentrazione mentale che tu non devi beccare la tonalità della voce principale e soprattutto devi fare la tua tonalità, perché devi fare o la terza o alzato o abbassato con la sesta, la nona, che è difficilissima per qualsiasi cantante. Tu ci riesci perché è proprio la tua voce che
secondo me è proprio adatta per fare quel tipo di canzoni con una notorietà abbastanza distorta confrontando al canto principale, perché magari tu se ti devi trovare a cantare la canzone da primate, no? Da cantante, da singer, ti trovi pure, ti riesce bene perché c'è una tonalità abbastanza, un timbro molto pulito, che ci sta bene con la sua voce. Sì. E lui comunque si vede che c'ha la voce più da solista, perché è un po' più particolare, però la tua è un po' più brutta. quelle più brutte fanno la storia. Dai, canta Max Gazzè, dai, mi piace. Comunque stavo dicendo, veramente canta Andrea degli FF4. C'è una bella voce. No, che è uguale. No, anche con te. La Andrea con me. Sono notato. Io mi difendo. Solo lui. Tutti quanti ce l'hanno. Comunque, beh, cioè, ci hanno detto altri. Ma tu non hai studiato canto, però. Nemmeno tu, perciò. Però tu hai fatto 8 anni di pianoforte, ma chitarra autodidatta. No, io ho finito, cioè, il conservatore, vabbè, ho finito di 2 anni fa, ma ho fatto tre specialistiche. Vabbè, però non c'è, cioè, comunque, non c'è. Cioè, no. Ovviamente c'entra la tecnica proprio complessivo. Chitarra sì. Quando mi incollai, quando avevo 12-13 anni, con il libro. Chitarra o c'era io penso che per un boom di poi una volta che hai fatto uno studio tecnico puoi trasportarlo. Ma guarda, ma non è che tecnico sì, però in realtà il discorso tecnico dello strumento, ma Sabrina sta facendo ruttare. No, cioè, infatti pure mentre suonavo prima sono andato un po' in difficoltà, perché hai fatto caso che volevi nel video si sarebbe esisto bene. Comunque l'aglio, se lo sentite, sono io. A parte questo... È stata la merda. Allora no, sei tu. No, non ti preoccupare, non è testato ragazzi, domenica. Ma ragazzi, mi pare che è stata una merda. Non si sentito. Comunque, tecnico, sai, anche un discorso... Cioè, se tu studi uno strumento, discorso tecnico significa che tu parli della tecnica di quello strumento, è un discorso anche molto accurato. Invece in realtà magari ti dà anche più che altro una forma mentis fare certi studi, cioè anche per approcciarti a una performance, alla preparazione che ci vuole, al... Nella condensa dico che ci fai i disegni di sopra. Che cosa fai? Questa è la prima volta che si fa la condensa. Ma guarda la telecamera, è lì, è vero. Ma facciamo la scena di Titanic, aspetta. Si vede quello che ho fatto? Sono uguale a Rose. Identico. Anche i vaccini proprio, sono esatto. Uguale. I vaccini, basta! Ma ci stai! No! Non è che quando parla un bambino. La voce pulita è fondamentale per una seconda voce, la precisione e la pulizia, capito? Più che per una prima veramente, per una. Quindi fantastico. Quasi pure aperta la camicia. Bellissimo. Comunque hanno detto che devi alzare la voce, qua stanno dicendo, quindi vai. Alzo la voce. Spara la rossa! Sei pappalato, ma stai calmo. Ma se uno non sa. Okay, abbiamo distrutto i microfoni, distorto mixer. Vedo che finisce qua. Noi mandiamo una canzone perché adesso abbiamo. Cosa hai detto? Abbiamo bisogno di respirare. Deficit d'ossigeno. E mandiamo la giacca di Carmen, va bene? Oh. Che prima abbiamo sentito in versione acustica e stavolta sentiamo in versione completa. Si sente che abbiamo fatto una band. Sì. Il paragone adesso. Abbiamo, we have the proof. Ci sentiamo fra poco. La giacca di Carmen è sospesa da mercoledì 31 agosto. È sul retro dell'auto. Non parla, non si muove, ma sente che mi giro a guardarla e... Ieri ho chiamato Carmen per dirle di venire a riprenderla. Mi ha detto lo farò, so che la sento solo tu, ti vedo. Ma Carmen... Non venne più. Temo che non verrà mai.
non mi entra, l'ho riposta nel retro dell'auto. Ma Carmen, ma Carmen, ma Carmen, non venne più, non venne più. Siamo tornati al finale Stone. No, 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 Stone, l'abbiamo lasciato, abbiamo sentito. Ci mancavano due secondi, cioè il finale Stone negli ultimi due secondi. Comunque siamo tornati, se qualcuno se ne fosse accorto. Nel frattempo continuiamo a parlare. Ma sei due che campeggiano su questa ancora? Bella. fai aggiorno, magari esce infatti, un altro. Mi sono stancato. Ma hai bisogno di una ragazza? Scusa, un attimo solo. Quelle due. No, no, sta quelle solo due, una si chiamavano Giusy Masi, che probabilmente è cugina di Nino. No, si può pensare, fratellino. Te la conosci? Tra il tuo pigiama e il tuo paradigma. Ah, dobbiamo aggiungere che è uscito Nino, quindi siamo in tre persone in meno. O meglio. Comunque, visto, facciamo meglio di uno. Raga. Ma finisci di fare la non team? Quella la possiamo fare. Non commentare. Non commento, però volevo, cosa vorrei scrivere? Ve lo faccio solo vedere. Che cosa vorrebbe scrivere? C'è una cosa. L'amicizia della. Posso? No, che non vuoi! Il condotto della radio. Io adesso dovremmo in Dio. Non guarda che 3, 2, 1, no! Allora, non sapevo che l'avrebbe fatto. Mi sembrava convinto. Comunque, non è quella sedia, non la usiamo proprio più. Comunque, quasi sì. Volevamo fare qualche domanda cercando di tornare sei molto difficile come cosa. Questa è la più bella che ci è rimasto da me. Diciamo più bella. Siamo come i The Who quando vanno a suonare a Springfield. È sempre la puntata più bella. Madonna, che fanno cadere il muro di immondizia. Sì, di immondizia. Esatto. Comunque, volevo fare una domanda su Rolling Stone. Visto che noi. Guarda, hai detto bene, sono felicissimo perché tutti vanno. Rolling Stones! Cioè, io il. Ma magari lo dice bene perché lui la S se la dimentica. Ah. Quando facciamo Fai Star. No, perché? Perché noi abbiamo un contenzioso aperto con questa rivista, visto che noi siamo il maggior competitor di questa rivista per quel che riguarda le recensioni degli altri, visto che noi pensiamo che siano recensioni di merda. Ma quante sono recensioni di merda? E quindi noi ogni settimana ci consigliamo a vicenda 4 album a incrocio che dobbiamo recensire per la settimana dopo. E che appunto si chiama 5 Stars proprio per. Andare contro Rolling Stone. Voi come ci siete andati in quella banda di incompetenti? Perché si chiama 5 Stars contro Rolling Stone? Perché i Rolling Stones classificano con 5 stelle
il rating degli album sono le 5 stelle. Ma sono sempre di solito le 5 XL facevano. Sì, sì, no, molti sì, però diciamo Rolling Music, però c'è un Rubble, quella più più famosa e quella più incompetente è Rolling Stone. Le tante sì, forse quella più Rolling Stone Italia. Rolling Stone Italia. No, in realtà in generale, anche Rolling Stone in generale, se pensi che più sì, quella Italia in generale. Mondo. C'era Kurt Cobain come uno dei migliori chitarristi migliori di tutti i tempi. Ah, ma quello è americano. No, raga. Ma voi qua vi sbagliate adesso. Perché? No, più che altro perché stiamo sempre parlando di quello che è il rock e di quello che può essere invece la mera tecnica o la. Ho capito, ma se tu non mi ci metti. Non c'è. Allora, Kurt Cobain era un chitarrista, va bene, non valeva niente come chitarrista nel senso stretto della parola, ma nel rock chitarrista. Il 70% lo fa l'attitudine, Kurt Cobain è un'attitudine sul palco, su come suonava, che è stata. Posso essere d'accordo. Non dico rivoluzionaria, però perché quando uno dice rivoluzionaria è sempre esagerato, perché ci sono magari tanti altri che suonavano in un modo o in un altro, però cioè devi lasciare stare al di là del chitarrista, ma di cosa significa? Cioè, proprio nell'immaginario collettivo, Kurt Cobain sul palco con la chitarra in mano. Anzi, io ti dico la verità, io mi. Come non è che mi ispiro, perché poi in realtà uno non sceglie prima quello a cui uno vuole ispirarsi, perché facendo questo si diventa insinceri, sì. E anche artefatti, però io penso che probabilmente ho questa non ispirazione, ma sicuramente mi rifaccio, forse per il mio background e per i miei ascolti, proprio al modo di approcciarsi sulla. Ah, sega. Che è successo? No, dimentico semplicemente di mettere ripita la base musicale. Sul modo di approcciarsi allo strumento, quel modo così primitivo, è una cosa secondo me bellissima, cioè nel rock. Poi è chiaro quello che dici tu. Però per me sì, a parte che una classifica è sempre arbitraria, cioè nel senso proprio è ontologicamente arbitraria una classifica. A me di quella classifica ti dà fastidio che ci mancava gente nei primi 50 posti, che non capivo perché ci mancava, tipo Joe Perry degli Aerosmith, non so perché ci mancava addirittura dei primi 100 ci mancava, sì. Non mi sbaglio. Sì, ma tutte le classifiche fatte su chitarristi, batteristi, bassisti, eccetera, eccetera. E voi come siete troppo relative e sbagliate. C'era questo concorso fatto dire, tramite cioè questo concorso si partecipava con l'hashtag, cioè bisognava postare, diceva devi postare una foto, un'immagine, un video, qualsiasi cosa. C'era Giuliano Palma, mi pare, che faceva c'era il video dove lui aveva gli occhiali da sole, quello è Mario Biondi, ma sei un ultimo, l'ho fatto apposta. Comunque, quest'altra birra, allora. Praticamente. Ne ha già finite quattro. No, comunque, praticamente niente. Bisognava mandare un'immagine, un video, una cosa che rappresentasse il progetto. All'hashtag ti facciamo l'EP con Stand for Something, che invece è lo slogan di Dr. Martens, se Stand for Something. Sì. Quindi noi alla fine. Ma che mandammo prima? Cazzo mandammo prima. Ti ho mandato. Come together, poi mandammo il video nostro, sì. Come quello là nel garage, garage. 9 minuti di. Dovevamo fare solo un brano, però poi dici là per là anche con i ragazzi che salutiamo, Luigi De Feo, detto Bob, di Salufra, e Enrico Coppola, Septimus Hartwell Smith su Facebook, che ha fatto anche la foto di questo, vedi? E poi mandammo appunto la foto famosa, insomma. E che foto, quelle qui sono nudi. Sono i nudi, sì. Come mamma l'ha fatta. Sì, poi praticamente c'era questa prima scrematura, poi ogni ragazzo del SAE doveva prendere il progetto per poterlo presentare ai professori, che dovevano poi scegliere i 7-8 che passavano. E il nostro progetto l'ha preso in carico Federico Carillo di Mercoriano, che noi conosciamo, anzi in realtà anche più persone potevano prenderne uno solo. Però lui disse, no, li voglio io soltanto e basta. Vabbè, c'avevano la botta. Io invece no. Sempre questa solita italietta. Vabbè, intanto però, poi c'era la scrematura. Federico doveva presentare il progetto, in quanto che questa era un'operazione di scouting che passava anche attraverso gli studenti del SAE. Poi dovevano presentare il progetto ai professori e al direttore del SAE. La presentazione, tutta la cosa figa. Loro, i professori, fra queste band che erano state scelte, ne hanno scelte 7-8, che poi andavano presentate sempre da Federico, che lui ha curato la presentazione proprio. Perché ne stavamo qua, cazzo. È stato sveglio fino alle 5 del mattino.
notte, spulciare riviste, preparare il taglio ideale, perché ovviamente dovendolo presentare alla rivista doveva anche capire un po' qual era la cosa che poteva attirare, così. E quindi poi ha presentato queste 7, almeno 7-8 che erano passate. Fra queste 7, sì, vero. Rolling Stone ne doveva scegliere 3. C'erano due rappresentanti della rivista, di cui uno dei due era regionista, non mi ricordo quale il nome. E l'altro era Andrea Brunaspoli. Vabbè, comunque, andava presentato il progetto ai due della rivista, e fra queste 9 band poi andavano scelte 3. E noi siamo stati fra le 3 band selezionate, tra gli eletti. Insieme ai Polar Station di Frosinone e a Sol Ruiz da Torino, Cuba. È di Torino, provincia. Ma è cubana. Sto dicendo è cubanese. È cubanese. È cubista. È Torina, ma è cubanese. Questa esperienza com'è stata? Parli tu, esperienza... No, è. È stata veramente molto bella, perché nel frattempo io mi trovavo a Parigi. Quindi è vero. Salutiamo i Cobra Pitoni, esatto. E che sono stato 4 mesi in Erasmus per preparare la tesi della magistrale. E infatti prima di partire parlammo e Gabriele, tentiamoci, poi se va troviamo un modo per arrivare a Milano, esatto. Infatti si può dire che Gabriele è stata la persona che conosco, che ho visto più volte in questi 3-4 mesi che sono stato all'estero. E anche, non so, prendere l'aereo alle 6 del mattino da Milano per tornare a Parigi e il pomeriggio ritrovarsi un'altra volta in laboratorio. Walter ci White. Siamo divertiti. Sei un po' il Walter Cucinava White. A me. Quindi tu fai Pigman, cioè insomma. Cioè sei tu quello che si fa. Va bene, in effetti è lui quello che si ma fa. Ma siete delle merda. Vabbè, questa era una cosa evidente. Stato divertente, sì. Sì, abbiamo dormito anche insieme nello stesso letto. Ah sì? Era un letto singolo. Sì. Vabbè, quindi siete una coppia di fatto. Una coppia di fatti? Ma lui lo vede abbastanza serio, sì. Quindi lui è da solo una coppia. Allora, vabbè, perché a Milano non c'è il vino a partita per niente. No, non è vero, no, dipende. Vieni migliore. Vedo che non bevi solo birra. Vediamo qua. Ti sei portato la scorta di vino. Vabbè, in Francia. Vabbè, in Francia ci sai. Avrei un altro. Ti scelto il posto giusto. Sì. C'è tutto il vino. Qualche volta penso che ha speso di meno lui per venire a Milano che io da Avellino per bere, no, per viaggiare. Ryanair faceva voli a pochi esagerati, voli ridicoli, invece io carico treno con il treno, eh sì, perché si è fatto la freccia rossa, che bellezza. Io ho la carta freccia, perciò. Alta classe. Per motivi lavorativi e di studio. A parte tutto, per come si è realizzata questa esperienza è stata molto formativa per entrambi, ecco. Anche il fatto stesso di. Però io ti picchio se non alzi la voce, lo sai. Anche il fatto stesso di partire da una città e ritrovarsi dopo un paio d'ore a Milano. L'incontro all'aeroporto di Bergamo, sì, Orient è stato bellissimo. Si chiama Abbracciati, sembra una coppia che sembra i segreti di Brokeback Mountain. veramente una. Sì, c'era Francesco Lobrano che salutiamo, che stava in macchina e qui assistiva la scena. Sì, Gabriele appena mi ha visto, era appena uscito dall'aeroporto. Wow, una visione! Sì, ma sei vero, l'ho abbracciato, sì. Perché dovevamo registrare il live, quel primo EP live che è uscito prima, per primo. Era il live in studio, l'abbiamo registrato nella mattinata, così in studio alzare. E poi invece dopo abbiamo fatto siamo ripartiti, tornati nelle rispettive dimore. E poi ci siamo rincontrati per fare proprio invece l'EP in studio in 3 giorni. Invece quello l'abbiamo registrato, i 3 brani che abbiamo che avete mandato sono stati registrati in studio in 3 giorni. Ci siamo ritornati ancora una volta a Milano il 28 novembre. Sì, mi pare di sì. Per un live la zona era Colonna, le colonne sì, di San Lorenzo. Era in uno store. Birra gratis. Ovviamente. Infatti, birre gratis. Vi invito.
tutti ascoltatori, tutti voi ascoltatori, vi invito a guardare la foto che ha messo Radio Baiano, dove si nota palesemente che a fianco a me, che sono la chitarra, ci sono 5 birre, cioè tipo ci stanno 3 birre finite e altre 2 che stanno per essere finite. Aspetta, la faccio vedere anche ai ragazzi che forse non l'hanno notata. Internet qua è velocissimo, no? Sali un po' più su. Ecco, eccola. Notiamo che sulla sinistra, cioè, io ho visto 2-3 finite, queste altre 2 contemporaneamente le bevevo. Due birre alla volta. Così. Sì. Effettivamente, da quando è cominciata l'intervista è sempre una bottiglia in mano. Ma questa è una legge proprio che era formulato Marco Emilio Alessandro, che nell'80% delle foto in cui vengo ritratto, cioè l'80% delle foto in cui vengo ritratto contiene una birra. Diciamo che ovunque il, cioè, il tuo delta è la birra, diciamo. No, non è vero, visto, sono così, cioè. Così. L'acqua non c'è qua. Devo fare una pisciata io. Le bevi. No, che schifo. Per favore, questi giochi da nonziani, proprio. Questa fare queste cose schifo. Allora, ragazzi, noi abbiamo la nostra, nuova rubrica che è stata inaugurata settimana scorsa, ovvero un jingle per te. Una rubrica a casa. L'ho appena, gli ho appena dato il nome. Un jingle per te. E in pratica ci fa sta figura in merda. I nostri artisti, o presunti tali, ci faranno un jingle per la radio o per il programma. Ma un jingle veramente, che giro? Un jingle veramente bello. Un jingle o per la radio o per il programma o per tutti e due, improvvisato al momento. Però deve essere anche cantato, eh. Siamo a Baiano, alla radio di Baiano. Aspetta, ma se dico siamo a Baiano, alla radio di Baiano, è una rima? No, sono due parole uguali. Non credo. Comunque, però c'è un'altra cosa che finisce con Ano. Comincia anche con Ano. Milano. Ano, Ano, Ano. Ano, Ano. Ano, Ano. Vai. Ano, Ano. Ano, Ano. Radio Baiano, Ano, 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 Radio Baiano. Radio Baiano fa rima con Ano. Radio Baiano rima con Ano. Rima con Ano. Ah! Domenico è stupido. Che non l'avevano detto, quindi lo giuro. Non so di che cazzo vi fate, ma datemene un po'. Grazie di esistere. Dopo questa, vabbè, possiamo anche seppellirci. Lascia di guerra. Ne mandiamo. Non sapevamo che Radio Baiano facesse rima con Ano. Grazie. Non sapevo. Informazione. Metro Rock fa rima con Afamok. Rifare un altro rima. Hey, no! Do you like cock? Sì. Con un inglese perfetto. Ragazzi, no? Ma mi chiamate come doppiatore di film porno? Hanno contattato la pornografia. Basta! Si sta impegnando lui, ragazzi. Uscirà tutto in webcam. Mandiamo un altro loro pezzo, se usciamo a respirare. Dopo e mandiamo una loro cover. Una loro cover che mentre loro si isolano. Una cover veramente bella. Che cosa orribile. Fategli una foto. Abbiamo bisogno di queste prove, prove scomode. Mandiamo Ring on Fire Day. Di June Carter Cash, seconda moglie di Johnny Cash, e poi il brano è reso famoso dallo stesso Johnny Cash. Yes. Ma il brano è di June Carter. Ah, non era degli Exploder 2? No. No, questi l'hanno voluto rovinare. Registrato. Allora, quando era abbiamo registrato con Alexander Sean Brogan. Che salutiamo. Chi?
quando siamo tornati bene siamo divertiti al freddo e al gelo, sembrava la brutta di Petrella il garage. Vabbè, era gennaio. E invece Ringo Fire era messa con Federico, il fatto di Carillo, sì. Vabbè, lui non ha bisogno di presentazioni. Cioè, l'abbiamo ringraziato pure troppo. Sta la gente mi dice, ma suona con voi. Dice, no, registra solo. È il nostro produttore. Sì. No, lui è stato il responsabile di produzione del team Saem. C'erano 4-5 ragazzi, lui era il responsabile. Mi diceva anche quando doveva andare a dormire. Cioè, Daniele si deve lavare i denti prima di fare la partita. Esatto. Il dottore è quella figura artistica che ti dice cosa devi fare. Mangia il kebab, mangia questo. ogni due e tre. In studio c'è stato un braccio di ferro, volevo un Mars, non me lo voleva dare. Cioè, registrami questa parte di chitarra e poi te lo do. E diceva, ah, ma sto stanchissimo, il Mars, fammelo aprire. No, mi devi finire prima queste chitarre. Stavo leggendo il tuo paradiso. Cioè, la, feci la traccia e non me lo diede quella merda. Cioè, no, ma mi devi fare pure quest'altra. Poi andiamo a pranzo. Ma io voglio il Mars. Non ti dice mai, dico, ti sei lavato il culo. Quello no, non me l'ha chiesto, là si fidava, penso. Comunque c'è una quando, di quando stima reciproca. La canzone Voglio il Mars. No, non c'è. Dai, Voglio il Mars. Mi fatti canzone. Mi sono avvicinato pericolosamente alla chitarra. La chitarra, quando l'ha detto direi lui che gli dicevano pure cosa mangia il kebab, sembra tipo Homer quando fai burro alla pancetta. Poi mi fa male il cuore. Mi devi sì, veramente mi ogni due e tre mi rialzo le spalle. Registrazione nello studio e diceva no, qua devi sistemare un attimo questo, poi dopo 5 minuti, però non mi piace tanto questa cosa, secondo me devi fare un altro tempo. Quindi però cioè, no, ma noi scherziamo, ma c'era veramente cioè il lavoro, quello che è uscito fuori dall'EP, ovviamente i brani sono nostri, voi ci avete sentito live, ok, ma quello che è venuto fuori come produzione è il merito di Federico, di anche Francesco Lobrano, Nicolò, Matteo, Capasso, tutti cazzo frate, cazzo frate, porco demonio. The Publis che non c'era, ma era sì, con noi vero. In realtà all'epoca della nascita morte nel mancato era nell'etere. Sì. Mandiamo Ringo Fire, ci sentiamo tra poco. Ringo Fire. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into the ring of fire. I went
tappa una pisciata e ci pensi. No, si è sentito, che bello. Sei proprio, c'è il tempismo bello del... E non mi piace. E non è la magagna. Basta. Abbiamo capito che... Allora, non vedo l'ora di capire. È Ikea. Stai bene con questa felpa addosso? Bello. Sì, secondo me ti dona molto. Secondo me però... Non sono difetto, è bianco persona, nera. È di una persona molto figa. No. Perché è la mia! Va bene. Comunque, noi dobbiamo siamo qui per concludere la nostra incredibile puntata. Francesca continua a rompere i coglioni, è lui che, che ci parla. Ormai volete uscire insieme? No, ma in centro. Gli farò un appuntamento. Se a febbraio. Francesca, ragazzo, c'è il pisello grande comunque. Ma che ne sai? Attenzione, non è che. Ha fiducia. Adesso che ha detto? Che Francesca dall'altro. Avevo capito, taglia. Ho detto. No, Francesca, ma ci sono paura. Francesca, siccome si parlava dicendo Carlo. Comunque abbiamo sentito questa bellissima riadattazione. Riadattazione. La riadattazione, questo bellissimo pezzo di dei Exploders 2. Exploders 2. Non scherziamo, ragazzi, Giuncarte. Scrisse il brano. E Johnny Cash lo cantava per la sorella. Johnny Cash disse: se questo brano, che è bellissimo, non diventa una hit, taglio il pisello. Lo rifarò io. Non mi ubriaco per un mese. Lo rifarò io. Io ricordo di questo pezzo, la prima volta che l'ho ascoltato ero bambino, giocavo Baiano Taurano 2-0. Carlo! Fanno tutti e due rima con Ano, anche Taurano. Giocava alla PlayStation a Tony Hawk Underground, no. Se non mi sbaglio. Bellissimo. E c'era il Bonfire di Johnny Cash. Come io ho cominciato a sentire Johnny Cash. Tu sei Carlo Mazza. Sì, sono io Carlo Mazza. Infatti, Mazza. Scrivo, infatti mi chiamo Mazza. comunque, dicevi. Diceva niente, penso che siamo dopo i jingle, le canzoni, Pino Daniele, la birra. Caffè! Dopo che ho detto caffè! Mi aspettavo più limoncello da dire questo. Il caffè. Ma non creiamo questi falsi miti. Falsi, cioè. Falsissimi. Falsi. A me non piace il limoncello. Una Mara Ramazzotti. Tra due settimane ci sta Marco Alessandro. Quindi attenzione. Lui sa anche quanti peli ho sul pubblico. Appunto. Non fatevi troppo domande. Un saluto a Marco che. Ma gli voglio bene dell'anima, no, ai Iuni gli voglio bene. Ho legato molti ragazzi, sono innanzitutto persone fantastiche. E poi Marco lo amo proprio. Mi ha cambiato la vita conoscere Marco. No, anche musicalmente è stato un incontro importante. Emilio Jake, sì signore. Che verranno tra due settimane i ragazzi e ci porteranno. Raga, Lorenzo il batterista è un soggetto di dimensioni bibliche, quindi lo so. Tirate fuori il meglio da lui. Vai. Texas. Texas. Caracas. Che cos'è questo? Sono citazioni. Non mi vogliamo sono anticipare. Sono citazioni. Noi siamo noi siamo capaci di tirare il meglio fuori dai ragazzi, anche il peggio. Come potete vedere. Forse proprio. Che Carlo, ma che mi vuoi tirare fuori? Senti, stai Carlo. Direi di consigliare. Consiglio. Allora, noi, visto che per due settimane non abbiamo fatto un cazzo, non abbiamo studiato, non ci siamo consigliati, è stato difficile ritornare a chi cazzo dovevo consigliare, io a chi cazzo toccava adesso. Stiamo ascoltando le repliche su YouTube, perché ricordate, potrete riguardare e riascoltare le repliche e i pezzi degli Exploders, ma anche no, sul canale YouTube di Radio Baiano. Canale fa rima con? Anale. Siete degli sporcaccioni. Io volevo dire con maiale. Siamo semplicemente allenati. Allena anale. Basta. Comunque. A me si è scoperto che a me tocca, per mia immensa gioia, tocca consigliare a Domenico. E me lo sono scritto perché non mi ricordavo bene il titolo, perché me lo sono andato proprio a cercare, perché è un album che non ascoltavo proprio da una vita proprio. Io penso che ti do un acid jazz. Perché cosa indugi? Fai prima tu Domenico, dai, se te lo ricordi. Io forse ho trovato un album. Vorrei darti un bel album. Anche perché non c'è Domenico, non per te. Perché non. Me lo volevi consigliare a me? No, settimana prossima, c'è un gioco per te, non per te. Che bello. Che mi volevi consigliare? Dopo averti consigliato dei gruppi di cui tu poi ti sei innamorato, come Fast Animal e compagnia bella, voglio darti Jamiroquai.
No! Non è rock! Con High Times, che è un... Ma come no? Dall'inizio alla fine dei... No, perché conosciamo i gusti suoi, quindi massimo è tra una stella su cinque. Devi sentire la prossima, cioè se senti la prossima puntata di Metal Rock e ti fai due risate. Ma fiammi quelli. Che palle. Comunque io invece ti consiglio gli Union Underground con An Education in a Rebellion. Cos'è? Poi scoprirai. Poi scoprirai. Se vedevi Rove forse una canzone la conosci, no? Wrestling? No. Poi scoprirai. Peppe, spara la tua. Spara la tua, spara la grossa. Allora, spara io grossa. Ho tre opzioni, faccio scegliere. I Gorgoro. Ancora con sti Gorgoro! Ma basta! Per Gorgoro! Nero a metà, perché ovviamente ci vuole. Già scelto. O Royal Blood. La seconda. Ok. Ho già scelto. Ma come? Come? Io posso scegliere la tua. Peppe, tu cosa gli consigli, Alessandro? Non ne ho idea! Di? Dei nonni non idea! Di nonni non idea! Non anni! Con il suo album Stracchini Volanti! Ah, qualcosa di italiano, vabbè. Stracchini Volanti! Paolo Benvenuto, il primo album. Et Hotel. No, quello è l'ultimo. Ah, ok. Mi subisce la tua preparazione, vedi. Detto questo, noi ci diamo appuntamento la settimana prossima, in cui purtroppo non intervisteremo nessuno perché ci doveva confermare Simone Vignola, ma ci ha appeso e ci ha rimandato al 22. E verrà il 22 febbraio e verrà a presentare il terzo CD qui da noi, perché siamo una radio. Mi fa piacere, sono il terzo CD. Sarà più bello di... Spero sarà più bello di Vengo dalla Luna. Vengo dalla Luna è stato un po'... Un po' brutto. Un po' brutto da ascoltare, vero? Però comunque tra due settimane invece avremo gli Umani e poi tra tre settimane non si sa, solo che noi sponsorizziamo, non sappiamo nemmeno se siamo vivi, se siamo vivi, se siamo morti, se volete ritornare. Ma l'avete comprato l'EP degli Umani a soli 3 euro? Faccio... Io non l'ho comprato, ma della io feccia. Non so dove comprarlo. Da loro. No, vai da loro, ti rivolgi te dagli Umani, perché io ce l'ho una copia, ma è la mia ed è gratis. Voi l'EP degli Umani? Lo vendono gli Umani, okay, tutti quanti. Tutta la popolazione. Tra l'altro a fine serata Black Cross mi sono venuto vicino dicendomi: ma vendi le TP degli Umani? Dove? Che cazzo? Mi hai scoperto! No, ci sto facendo. No, ci hanno chiesto se avevamo l'EP nostro fisico. Io ho detto no, no. Ah, a proposito. È in free download. Ricordiamo dove potete ascoltare, dove si possono ascoltare. Vabbè, sulla nostra pagina abbiamo messo il post fissato in alto, dove c'è il link per scaricarlo. Come? E poi su Band potete ascoltare i nostri pezzi che abbiamo registrato, tra cui The Ring of Fire, alzo la voce perché sennò qualcuno mi dice di alzarla, Come Together, e poi una versione live della giacca di Carmen, del col fonico che volevamo sparare, Playground, sì. Solo fra nello scorso luglio, sì. Però vabbè, il link lo trovate sulla nostra pagina, poi noi lo riposteremo e posteremo dove si trova l'EP, dove ci sono i nostri tre brani, che sono gli unici tre in italiano: Spara la Grossa, la giacca di Carmen e il tuo paradigma. Gli altri sono di Polar Station e Stor Ruiz, che sono stati altri due progetti selezionati per questo EP. E poi penso che più là lo stamperemo, vedremo un po' come dobbiamo un po' aspettare che finisca la campagna. Abbiamo anche parlato con Rolling Stone per capire quando possiamo metterli anche noi su CD per stampare su un supporto fisico, in modo da darle ai concerti, perché appunto ce l'avevano chiesto. Io ho detto no, non ce l'abbiamo, mentre avevo la mia febbre, stavo in fin di vita, dice, no. La febbre, ma allora ma mica c'è pure quello degli Umani a sto punto. Ho detto no, guarda, stanno là gli Umani, che stanno marcando. E quindi questo. Per il resto un saluto esplosivo. Sì, un saluto esplosivo. E a ottana al lucco, che non ti senti quando. Nonna santissima! Ma mi sei Radio Ambo, gli l'hai detto tu. L'ho capito però. Si è superato. Facciamo un pezzo a cappella, abbiamo fatto. Con due P come una P. E fumi vento, adesso che mi resta un paradigma spento e monotono. Bocca e mani ferme e grigie, un invito scarno e duro. Il tuo paradigma gioca a scacchi, è perfetto in precisione. È perfetta in precisione. E le carte in ritacchi. E le carte. Abbiamo presentato i One Direction. Con la posa finale è stato proprio bimbo minchia.
Baby, I'm lying up my one like nobody. Ma tu la, perché la conosci? My heart gets me over with the way you smile at the ground and me heart to stop. You don't know. Oh, that's what makes you beautiful. Vai, adesso canta anche il fatto. Poi arriva Zion che arriva. Come on, you're going wrong. To prove her right, I will put it in a song. Ma perché le conosci? Poi sta pure Little Things che fa paura, cioè, là, là partono gli accendini, là io c'ho... Sembra una quindicenne, sembra, sembra una quindicenne in calore. Noi, noi mandiamo, mandiamo la sigla prossima. Io questa replica probabilmente la riascolterò un miliardo di volte, tipo. In loop, almeno per un anno. Mi hanno appena scritto, non posso dire chi, ma mi hanno appena scritto non sei figo quanto loro. E, adesso, e io dirò, lo so. Che peccato. Ma più che altro non sono figo quanto Harry. Potter. Ma raga, Harry fa paura, cioè. È di una figaggine. Per favore, Carlo, manda la cazzo. È di una figaggine allucinante. Dai, fatti dare un vaso. Un vaso. Di coccio. Una basetta, E dopo sì, questo scambio di amore fraterno, noi ci sentiamo la settimana prossima, sempre su www.radiobaiano.it, sempre alle 17, sempre con Metro Rock.